io tutti questi vecchi neon così comunque li prendo dai neonisti che li crispano, ma la maggior parte vengono buttati nel suo bidone e c'era questa cosa qua ed era intatta, capito? Perché altrimenti questi fanno così, sì, fracassa tutto e se ne va. Io compro molto, ad esempio, negli Stati Uniti delle cretinate via eBay, così, no? Però per dire, se tu digiti in Italia, anche perché è una cosa che eBay mi aiuta molto per vedere le cose, no? In insegna luminosa vecchia, neon, non c'è niente. Queste, allora, quelle lì al primo piano, diciamo quelle tonde, sono la vecchia Martini, sì, in varie foggia così, che ovviamente la più vecchia non la fanno più tonda. Poi fino a 2-3 anni fa ancora si trovavano queste, sì, quelle mezze, che sono un po' più squadrate. Adesso la Martini invece, e le ha tolte dalla produzione, adesso la Martini fa tipo un po' sinuosa, ecco, come bottiglia. Io le prendo e faccio questi collage. Fin da bambino io ho vissuto l'Oriente come cosa esotica, quindi non c'era la Cina, ma c'era la cineseria. Da figlio unico ero sempre in queste case piene di cose. È come ripercorrere delle situazioni, ricostruire delle immagini, forse per farle andare bene, perché allora erano andate male. So che parlare del proprio lavoro in questi termini può essere anche un po' anche pericoloso e rischioso, però non so come dire, alcune volte mi stufo e dico, insomma, sono cioè tutti quanti affari miei, no? E quindi cioè, quando uno mi dice, ma l'epoca che ti piace, qual è? Tutte quelle radiche lì c'erano in queste case della mia famiglia, dei miei nonni, e quindi è un'epoca, direi, non storica, ma intima, personale, psicologica, ecco, quindi giocare con le cartine geografiche, ecco, immaginare e creare anche altri mondi, perché proprio quello che c'è evidentemente non è tanto praticabile, ecco, questo. Quindi, non so, le marche, le lattine, le scatoline di sigarette, per ricreare anche altri emisferi proprio, ecco, era un po' questo. Poi queste scritte che io fra l'altro amo moltissimo la Sicilia, perché è un posto dove buttano via poco. Tu pensa anche che una delle prime mostre che feci la chiamavo archivio, anche perché l'idea anche di mettere a posto, no? Di archiviare, di fare le collezioni e forse anche, oltre che di possedere, anche di mettere ordine. Evidentemente c'è cioè il bisogno di mettere ordine, evidentemente ha un qualcosa che è in disordine.